Prego. Ma, no, mi riannesto immediatamente sulla presentazione di Stefano, perché lui, mentendo, sapendo di mentire, dicendo che ci avrebbe parlato di una cosa del tutto allottona rispetto al tema del rapporto delle aree urbane, in realtà ci ha calato dentro nel problema dei problemi del reporting in generale, nei problemi della gestione del reporting, dei suoi effetti, dei suoi stakeholder, delle complessità che affrontiamo tutti i giorni quando dobbiamo fare comunicazione. Cioè, ricordo sempre a me stesso, quando predispongo un breve intervento, che un conto è informare, un conto è comunicare, dove con la comunicazione intendo mettere in comune dei dati di realtà o magari anche non di realtà, per tentare di mutare l'atteggiamento del mio interlocutore. Sono un po' in anticipo rispetto al momento in cui ho dovuto presentare nella mattinata la mia presentazione, perché purtroppo degli impegni mi portano via e forse potrebbe sembrare fuori tempo una serie di osservazioni, però proprio il là che mi ha offerto Stefano mi permette di innestarmi molto bene. Partecipo alla redazione del rapporto dalla prima sua edizione e ho creduto di continuare a offrire con grande continuità anche dalla mia struttura un contributo, perché abbiamo investito molto su questo rapporto, perché crediamo che sia un prodotto di sistema veramente esemplare. È un prodotto di sistema così esemplare che l'abbiamo continuamente manutenuto nel tempo e fatto evolvere, ma crediamo che quest'anno dovremo essere ancora più impegnati nella sua evoluzione. Non per questo, Presidente, abbiamo creduto che il sistema agenziale nel suo complesso, con un gruppo di lavoro, dovesse affaticarsi in questa impresa, e non solamente utilizzando quel sistema della rete dei referenti che rischiava di far diventare autoreferenziale il rapporto e la sua modalità di realizzazione. Per cui il primo dato è restringere, ridefinire, ricostruire i rapporti all'interno del sistema per fare evolvere il rapporto. Che cosa vogliamo dal rapporto in futuro? Innanzitutto facciamo un ragionamento su quelli che sono stati i dati di positività che troviamo nel rapporto delle aree urbane. La prima peculiarità che è balzata agli occhi di tutti dalla esposizione anche del direttore generale di ISPRA è il fatto che abbiamo a che fare non solamente con insiemi di dati ambientali, ma abbiamo a che fare con un insieme integrato di dati ambientali, di dati sociali, di dati economici, dati territoriali, che permettono al chi usa il rapporto, l'utente del rapporto, di avere una lettura integrata di un determinato ambiente con determinate qualità senza doversela costruire lui volta per volta. È un documento integrato, è un documento di sistema, va bene perché lo fanno i tecnici delle agenzie che lavorano su questo oggetto, ma è un documento che permette al decisore, all'utilizzatore, di avere di fronte a sé tutte le informazioni principali che hanno uno scopo di interagire con la realtà. Per cui questo è un dato che secondo noi è del tutto originale, che va preservato e sviluppato: l'integrazione dei diversi livelli di informazioni nella stesura e nella gestione del rapporto. In questo caso la cosa è particolarmente evidente, Presidente, ma quali sono le altre attività nella quale noi dovremmo ragionare dal punto di vista del reporting per fare diventare veramente viventi i nostri strumenti di comunicazione rispetto all'esterno? Dove ci fermiamo talvolta parlando di dati ambientali? Che cosa ci manca per fare capire, ad esempio, quale contesto i dati ambientali hanno il loro ruolo e che senso hanno dal punto di vista della loro utilizzazione? Infatti, l'altro punto di forza fondamentale del nostro rapporto è che si ragiona di dati in funzione di modelli concettuali. Per cui il modello concettuale che lega nelle relazioni causa-effetto, o quantomeno le evoca, modelli concettuali che vengono utilizzati talvolta sono espliciti, talvolta sono impliciti, lo stesso utilizzatore del rapporto genera quei collegamenti logici che gli servono a creare delle relazioni causa-effetto che poi hanno a che fare con la propria area di decisione, con la funzione che per il singolo utilizzatore il rapporto riveste.
Un altro dato su cui bisogna ragionare molto è legato al fatto che non abbiamo a che fare solamente con dati, ma abbiamo a che fare con indicatori. Abbiamo dovuto discutere moltissimo in questo ultimo anno, in particolare anche in sede europea, sul concetto di indicatore. L'indicatore non è il semplice dato, l'indicatore è un qualcosa che ci dà un'informazione completa, sintetica, e ci permette ad esempio di rapportarla e di paragonarla con altri indicatori. Perché? Perché i dati e le indicazioni a chi usa questo tipo di informazioni ambientali servono per assumere decisioni. Per cui noi abbiamo a che fare con delle informazioni che sono alla base dei sistemi di supporto alla decisione. E i sistemi di supporto alla decisione stanno diventando sempre più importanti, sempre più moderni, sono necessariamente basati sull'uso di indicatori anche per motivi di trasparenza. Per cui il tema della gestione delle informazioni in termini di indicatore contestualizzato è assolutamente fondamentale affinché il decisore abbia a che fare con qualcosa di concreto, ripetibile, verificabile nel tempo, esponibile nel suo uso, no, verso chi poi subisce le scelte del decisore. Un altro fatto interessante e del tutto peculiare del rapporto è che l'aver voluto trattare il tema delle aree urbane ci permette di far convivere tra loro le differenze, pensiamo alle aree urbane piccole con le aree urbane grandi, e questo è un valore di per sé stesso. Ci siamo posti tante volte il problema se e come fosse giusto ampliare il numero di città che partecipavano al rapporto diminuendo il numero di abitanti o aumentando il numero di abitanti in maniera tale da dare anche una rappresentazione più completa del quadro della nostra nazione. E ci siamo posti il problema che scendere molto come taglio della città che partecipava al rapporto poteva creare dei grossi problemi di paragone, di interpretazione. In realtà abbiamo poi concluso che uno dei valori del rapporto è proprio la forte differenziazione delle realtà che abbiamo sotto attenzione all'interno del nostro rapporto. Perché? Perché il passato di qualcuno può essere il futuro di altri. Per cui chi legge il rapporto ed interpreta le situazioni di altri soggetti ha delle guide veramente interessanti sul what if in maniera molto pratica, su problemi anche molto concreti, in termini quasi di una proiezione nel tempo, oltre che nello spazio, dell'evoluzione delle situazioni. Quello che si verifica in alcune città, chiamiamole di provincia, è quello che magari si è verificato a Milano o a Roma 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Per cui c'è un modello concettuale che tiene insieme diverse realtà per permettere dei paragoni che sono fruttuosi in entrambe le direzioni. Queste secondo noi sono i dati fondanti che hanno reso il nostro rapporto un oggetto di valore, ma ancora una volta siamo in una situazione nella quale, l'abbiamo detto tantissime occasioni, le nostre agenzie e i prodotti delle nostre agenzie probabilmente evolvono con una velocità infinitamente inferiore a quella che è l'evoluzione della società al di fuori di noi, per cui la nostra utilità è anche legata al fatto di rimanere in qualche modo sincronizzati all'evoluzione di quello che avviene, non solamente in termini tecnologici, parleremo anche di come dovrà evolvere il rapporto dal punto di vista dei supporti, ma anche dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista innanzitutto, e questo è uno primo del lavoro che probabilmente dovremo fare in questo nuovo approccio al rapporto, dovremmo capire chi sta leggendo il rapporto in questo momento in maniera ancora più concreta, chi potrebbe leggerlo, che cosa cerca nel rapporto, perché ancora una volta ci siamo molto basati sulle sensibilità di chi sta lavorando all'interno della struttura del rapporto. Abbiamo dei buoni riscontri con alcuni stakeholder, però far sopravvivere il rapporto e farlo evolvere, farlo diventare un documento, per me il documento guida di come dovrebbe essere la rapportistica ambientale del nostro sistema, dipende proprio dalla nostra capacità di intercettare le esigenze che non sono più sicuramente né quelle di 5 anni fa, né quelle di 10 anni fa e magari neanche quelle dell'anno scorso. Per cui una prima fase di consultazione verso l'esterno, secondo me, è un fatto fondamentale per capire da che parte dobbiamo andare. E di conseguenza il ragionamento che viene subito dietro è semplicissimo: ma gli indicatori che stiamo utilizzando sono veramente adeguati, sono veramente moderni?
Noi non dobbiamo assolutamente disperdere un capitale che è fondamentale, che è relativo a tutto il lavoro che abbiamo fatto in passato per costruire i sistemi di indicatori che abbiamo così molto faticosamente allestito e molto faticosamente condiviso con tante realtà territoriali. Ancora una volta, lo ripeto, chiedere lo stesso indicatore a due realtà territorialmente così diverse tra la città di 50.000 e la città di 3 milioni, come dire, non è proprio la stessa cosa. Abbiamo dovuto selezionare molto, ma abbiamo dovuto fare anche crescere le amministrazioni nella loro capacità di fornire informazioni sintetiche. Abbiamo mosso le amministrazioni verso la strada di descriversi attraverso indicatori, con tutti i benefici di cui abbiamo parlato. Ma gli indicatori che abbiamo adesso in mano sono veramente quelli giusti? Che cosa non esisteva anni fa che adesso invece dobbiamo inserire nel nostro rapporto? Il tema delle telecomunicazioni, ad esempio, come metodo vicariante talvolta delle presenze umane. Abbiamo sempre parlato di telelavoro come possibilità di diminuire gli impatti legati al trasferimento delle persone, ma abbiamo adesso nel rapporto dei dati che ci dicono come stanno evolvendo le città da questo punto di vista? Questo è solamente un esempio, secondo me, del grosso lavoro che dobbiamo fare per procedere attraverso alcuni indici che sicuramente ci daranno delle tracce dell'evoluzione della nostra città più moderna. C'è un altro dato che abbiamo dovuto, come dire, acquisire frequentemente nel corso dei lavori, è che quello dell'omogeneità fra i vari set di dati utilizzati nei vari set di rapporti. Questo è un altro lavoro che dobbiamo assolutamente fare. Noi abbiamo una peculiarità che è quella di prendere in considerazione porzioni territoriali particolari, che sono le città, che sono, non sono neanche i comuni, perché un comune è una cosa, una città è un'altra cosa, e abbiamo cercato di ritagliare da altri insiemi di dati nati con finalità completamente diverse degli indicatori invece dell'ambiente urbano, con il risultato di creare frequentemente confusione in chi andava a leggere i nostri dati e poi andava a prendere gli stessi dati confrontandoli dalle fonti originali. Per cui dobbiamo fare un grosso lavoro di omogenizzazione e di creazione di ponti logici e magari anche di sistemi di misure idonei per fare in maniera tale che questo rapporto sia ancora meglio sincronizzato con quelli che sono i dati che vengono acquisiti nel corso di altre attività di carattere istituzionale. Per cui il tema del lavoro sui dati, dopo il tema degli indicatori, è un altro tema assolutamente fondamentale. I nostri utenti devono poter trovare per quanto possibile lo stesso dato in tutti i diversi rapporti che parlano della stessa materia. Non si capisce perché la qualità dell'aria debba dare un certo numero per Milano se prende un rapporto e debba dare un numero diverso invece se prende in considerazione il nostro rapporto. C'è un altro tema che è estremamente importante ed estremamente moderno, ma siamo convinti che la copertura territoriale del rapporto sia adeguata per gli scopi che ci prefiggiamo. Per copertura territoriale intendo due cose: il numero di città che noi esaminiamo, ma anche l'ampiezza dello spazio attorno alle aree urbane. Stiamo parlando sempre di più, ma io farò formalmente anche al nostro gruppo di lavoro una proposta in questo senso di sistemi urbani, no? Per me è ora di parlare della città nelle sue relazioni col territorio circostante. Il tema delle aree metropolitane è fortemente evocativo, ma siccome questa diventerà una realtà amministrativa, eravamo addirittura partiti col nostro rapporto come rapporto delle aree metropolitane con anche la finalità di essere di supporto decisore politico in questo senso. La città si connota oggi come oggi sempre di più e sempre maggiormente anche amministrativamente in funzione del rapporto col territorio circostante. Per cui io proporrò di cambiare anche il nome del nostro rapporto in rapporto dei sistemi urbani e non delle aree. Vedo i coautori fare delle facce, però questo è un elemento che pongo un po' come stimolo al nostro ragionamento, perché rischiamo veramente sennò di rimanere contenuti all'interno di un insieme logico che non descrive quello che a noi interessa dal punto di vista degli insiemi ambientali. Per cui il tema della copertura territoriale è l'ultimo tema sostanziale, concettuale che voglio introdurre per poi lasciare al gruppo di lavoro tutta la libertà di potersi esprimere nel modo più completo su questi argomenti. Infine, ultimo ma non ultimo, il tema della modernizzazione e dell'allineamento temporale delle forme con le quali il rapporto viene prodotto. Già ad esempio ARPA Emilia Romagna, ma anche ARPA Lombardia, da un anno, due anni,
stanno operando con i loro rapporti. Per noi si tratta di un vero e proprio rapporto sullo stato dell'ambiente. Sembra che per ARPA Emilia Romagna, l'onore dei dati ambientali, come rapporti desincronizzati, ora chiarirò questo principio, rapporti che non esistono più in forma cartacea, non esistono più neanche in forma di PDF pubblicato sul web, ma esistono, parlo di ARPA Lombardia, in sito, in forma di mini sito web, no? Che attraverso un accesso tipico dei sistemi HTML permette di accedere ai vari sistemi di informazioni andando a fare una consultazione di un sito con pagine tematiche e tutti gli altri accessori al core business, che è quello del reporting dell'informazione ambientale. Questo ha diversissimi vantaggi, il primo dei quali è di non rendere il rapporto sempre in ritardo, perché si aspetta sempre l'ultimo dato per poterlo pubblicare. Nel momento in cui tutti i dati, i singoli insiemi di dati vengono pronti, possono essere esposti, no? In maniera tale da avere la massima prontezza per quanto riguarda tutti i diversi insiemi di dati. Questo è un aspetto da un lato meramente tecnologico, ma che però richiede una forte riflessione, non solamente di organizzazione, ma come veniva richiamato, di nuova ridefinizione delle logiche con le quali il rapporto viene costruito. Talvolta, come in questo caso, il dover lavorare su uno strumento ci costringe a una mappatura mentale che ci metterà nelle condizioni di ridefinire i livelli di importanza e i valori degli argomenti che tratteremo per poterli esporre nel modo migliore e più opportuno. Io vi ringrazio per l'attenzione e faccio a tutti noi, a tutti voi, i migliori complimenti per quella che sarà l'evoluzione della nostra attività. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie per le